Signor F, lei ha contattato il nostro blog, Dronero X-File, perché afferma che ultimamente qui, nella sua abitazione, è stato spettatore di numerosi fenomeni paranormali. Sì, è così. Più che spettatore, vittima. Vuole raccontarci la sua esperienza? Sì. È iniziato tutto qualche tempo fa, il pomeriggio che ho ricevuto il pacco con 6 bottiglie di vino che avevo ordinato in rete alla cantina del diavolo. Sono rimasto in ansia per il resto della giornata. Dopo cena un po' di tele e come al solito verso le 23 sono andato a dormire. Poco dopo mezzanotte mi ha svegliato una voce che cantava forte e proveniva dalla cucina. Se sul suo corte Ma che è sta ne voce? fa, e se sul suo corte ne fa, e se sul suo corte ne cala bicicletta. Uè, padrù, pite un bicchiere aperto da bevi. E quello è stato solo l'inizio. Signor F, vuol continuare a raccontare ai web spettatori di Dronero X-File l'esperienza con il poltergeist che infesta la sua abitazione? Sì. Dopo quella sera il fantasma ha cominciato a perseguitarmi. Mi insultava in continuazione. Mi sentivo depressissimo. Continuavo a chiedermi, ma se avesse ragione lui? Basta, ti prego. Poi sono iniziati quegli stupidi scherzi. Il sale nella zuccheriera.
Crema da barba al posto del dentifricio. Ma più stronzo di così? Fate il panato! Poi le cose sono ancora peggiorate. Cari web spettatori interessati ai fenomeni paranormali che avvengono quotidianamente in Valle Mario e che seguite con passione il nostro blog Dronero X-File, questa sera continua l'intervista con il signor F, che da qualche tempo condivide suo malgrado l'abitazione con una malefica entità. È così, signor F? Assolutamente sì, malefica. Ma lascio giudicare a chi ci segue. Continui pure, signor F. Sì, dopo gli scherzi ha iniziato con gli ordini. Appare! Mi ha fatto pinzare tutta la faccia. Da quel giorno non ho più fatto una lavatrice. Appare! Sono stato con la lingua di fuori per una settimana. Sembrava un cane che gira in macchina con la testa fuori dal finestrino. Appare! Mi è venuto un pollicione grosso come un cocomero. Mi fa fare cose terribili e io non riesco a ribellarmi. Appare! Signor F, ora le faccio la domanda che tutti i blog followers si aspettano che le faccia. Lei crede che sia possibile documentare visivamente uno di questi fenomeni? Ma non lo so, dipende dallo spirito. Appare! Signor F! Allora, si è calmato, signor F? Sì. Chiedo scusa per le botte di prima, ma l'ha sentita pure lei la voce. Io ho dovuto per forza obbedire. A dire il vero io non ho sentito niente. Comunque andiamo avanti. Mi ha detto che vuol fare un appello ai nostri web spettatori. Sì, è così. Un appello. Allora coraggio, signor F. Sì. Vi prego, vi scongiuro, chiunque pensi di potermi aiutare, lo supplico di contattarmi. Oramai io sono disperato. Signor F, non ce la faccio più e ho quasi deciso di farla finita. Appare! Signor F! Oh boia, Faust! Ma signor F!